Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questa lettura per il segno del leone. Vi ricordo che se non risuona con tutti, potete guardare le letture del vostro segno ascendente o della vostra luna. E sicuramente fra queste troverete quella che esprime le energie che voi state canalizzando nel vostro caso specifico. Inoltre potete chiedere i costi delle sessioni private oppure dei videocorsi, andando sul sito internet oppure inviando un'email. Ecco che è scappata la carta e iniziamo subito a vedere che cosa accade nel mondo dei leone. Inizieremo con le energie generali e poi più nello specifico andremo a vedere per le coppie e per i single. Infine guarderemo i consigli degli angeli. Tanto per cominciare possiamo dire che per il leone questo sembra un mese molto interessante e anche molto piacevole per vari aspetti. Perché sembra che ci sia una particolare armonia con il partner o con la persona in questione con la quale ci troviamo ad interagire. L'energia generale è quella dell'otto di bastoni, quindi comunque ci sono diverse cose che accadono rapidamente, eventi che accadono rapidamente, conversazioni molto interessanti che tengono comunque accesa la passione fra due persone o l'interesse fra due persone. Potrebbe esserci anche una certa sessualità che si manifesta. Questo magari si capisce perché, ecco, se i miei studenti stanno guardando, se guardate la stesa, se fate caso alle carte che ci sono in generale in questa stesa, potete vedere un 8 di bastoni, una torre e un cavallo di bastoni, un cavaliere di bastoni. Queste tre carte, se consideriamo il gioco degli abbinamenti, quando si trovano nella stessa stesa, manifestano una certa passionalità, manifestano il fuoco, l'energia del fuoco che sta agendo. Quindi ecco che per qualcuno di voi, per molti di voi, spero per tutti, ci sarà da divertirsi perlomeno da quel punto di vista. Se state interagendo con qualcuno, questo è ovvio. Se invece non avete nessuno per le mani, ecco che è ovvio che questa stesa non fa per voi. Ad ogni modo, con l'otto di bastoni è una carta che può rappresentare eventi che accadono rapidamente, parole, tante conversazioni piacevoli, calde, focose e anche sesso in certi casi. Dipende appunto dalla combinazione di questa lama con le altre lame, ma questi sono argomenti che si studiano poi nel secondo livello, quindi i miei studenti di secondo livello sanno benissimo a che cosa mi riferisco. Ma adesso andiamo a vedere un attimino che cosa accade esattamente, nelle due singole colonne. Infatti in una colonna ritroverete voi stessi. Nell'altra colonna troverete il vostro partner. Quale delle due colonne parla di voi e quale invece parla del vostro partner lo capirete man mano che leggerò. Chi si trova su questa colonna si sente come un 10 di bastoni rovesciato e ciò che prova per il partner è la carta del sole. Che bello! Queste sono veramente belle carte viste così, perché significa che le rotture di scatole vengono lasciate andare, significa che certi pensieri, certe preoccupazioni vengono lasciati andare, che se c'erano comunque delle questioni in sospeso passano in secondo piano, che si dà molta più importanza invece all'amore, ai sentimenti e a quello che si prova l'uno per l'altro. Infatti, questo sole sta proprio manifestando il fatto che il proprio partner rappresenta il nostro centro. Inoltre, questo senso di volere proprio lasciare andare i pensieri è anche confermato dal 9 di spade rovesciato, che è proprio il desiderio di chi sta su questa colonna, ha voglia di svagarsi. Per quelli, per esempio, di voi che andranno in vacanza, ecco che questa sarà un'ottima occasione per lasciare andare un po' lo stress che abbiamo accumulato durante l'anno e goderci un po' di sano riposo. E anche per chi in vacanza non ci andrà e non si allontanerà da casa, comunque vivere dei momenti di serenità in casa con il proprio partner, oppure uscire a incontrare questa persona, oppure stare comunque in giro, ecco che davvero ci rilasserà parecchio. Inoltre, questa persona sarà molto presente per l'altro, sia per quelli che sono in coppia, sia per quelli che non sono in coppia, ma stanno aspettando la relazione e la desiderano. Essere un re di denari e manifestare questa energia significa esserci, significa sicuramente avere la maturità giusta per esserci nel modo giusto. Cosa non viene detto è il 4 di spade. E cosa non viene detto è che questo è proprio il momento di riposare, questo è veramente il momento di non pensare alle cose stressanti. Chi sta dall'altro lato si sente come un 4 di coppe, ma prova per il partner le stelle. Ciò che desidera è la torre.
Ciò che fa il cavaliere di bastoni è ciò che non dice il sette di bastoni rovesciato. Bene, chi sta da questo lato, stessa cosa più o meno, perché il sentimento per il proprio partner è la stella, quindi la sensazione di stare con la persona giusta, la sensazione di essere sulla strada giusta e che l'universo stia manifestando esattamente quello di cui abbiamo bisogno con la persona che abbiamo di fronte. Quindi, quel senso di pienezza che può essere dato dal sentimento, da ciò che si prova per qualcuno o perlomeno per come lo riconosciamo. Anche se in realtà ecco che questo sentimento non è magari confermato da tutto ciò che lo circonda, perché la situazione sembra piuttosto un quattro di coppe. Forse questa persona si rende conto di essere un po' incontentabile, forse si rende conto che caratterialmente difficilmente si accontenta e difficilmente si sente soddisfatto al 100% di quello che ha. Però ecco, al di là del fatto che forse non è contento al 100% di quello che ha perché vorrebbe qualcosa di più, però comunque il sentimento verso l'altro è sicuro. La torre parla di La torre parla in questo caso di sessualità. La torre parla di desiderio sessuale. E in altri casi avrei parlato di distruzione, in altri casi avrei parlato di rottura, ma è chiaro che invece in questo caso, in questo contesto e con queste lame, parla di voglia di cambiamento, parla di una voglia di ristrutturare un po' tutto e di manifestare la propria passione, cosa confermata dal cavaliere di bastoni. C'è veramente una forte carica sessuale. E cosa non viene detto con il sette di bastoni rovesciato è che c'è una certa difficoltà comunque ad esprimere i propri sentimenti o addirittura una tendenza a volte ad equivocare i sentimenti degli altri. Cioè, può essere un troppo pensare, la paura di agire, oppure magari la paura di accettare certe cose. Però ecco, c'è anche allo stesso tempo un lasciarsi andare. Questa persona ha proprio bisogno di lasciarsi andare. E se lascia andare queste resistenze e si abbandona all'amore, può essere veramente tutto molto molto bello e piacevole. Adesso vediamo un po' per i single e per le coppie. Allora, per chi è in coppia, questo sicuramente è un momento molto positivo per la coppia, perché appunto se andate in vacanza io vi dico che chiaramente godetevela. Se avete la possibilità di vivere dei momenti di intimità, godeteveli perché ve li meritate e perché i leoni hanno avuto veramente delle difficoltà nei mesi precedenti, quindi se arriva finalmente la fase positiva, se la ruota della fortuna sta girando finalmente dalla vostra parte, ecco che ci sta, ci sta. Per chi invece è single, ecco che questo potrebbe rappresentare un incontro molto interessante. Un incontro con qualcuno che accende reciprocamente l'interesse. C'è un interesse reciproco, questo è sicuro. C'è un desiderio reciproco. C'è una sensazione che quella persona ci fa stare bene, che quella persona può essere la persona giusta. Perlomeno da parte di uno dei due questa sensazione è veramente fortissima, ma anche dall'altra parte c'è comunque un senso di predestinazione, come se questo incontro o questa unione fosse in qualche modo già scritta o predestinata, come se ci fosse un qualcosa anche di karmico, ecco. Ma adesso vediamo un attimino, e a parte il fatto che uno dei due veramente ha una fortissima carica sessuale, per i single, sia per i single che per le coppie, uno dei due in particolare ha veramente una fortissima carica sessuale, mentre invece l'altro ha più intenzioni di cose serie. Quindi ecco, ecco, la situazione è questa. Uno dei due vuole la relazione seria perché pensa che l'altro sia la persona giusta e l'altro invece non percepisce che questa sia la persona giusta per tutta la vita, non percepisce la persona giusta per una relazione, ma sicuramente potrebbe essere la persona giusta per una storia estiva, per una bella avventura piacevole e che comunque fa piacere di certo a tutti e due. Quindi vediamo un po' adesso per cosa accade fra il leone e i diversi segni zodiacali. Quindi vedremo con i 12 segni zodiacali quali sono le possibili interazioni in questi giorni, in questo mese, scusate. Vediamo un po' che cosa esce, che cosa accade. E questa è una parte che io dedico ai single, però in realtà è una parte che va bene anche per chi è in coppia perché potreste
scoprire cose interessanti o comunque potreste trovare degli spunti che servono anche a voi, quindi consiglio veramente a tutti di ascoltarla. E nel frattempo vi ricordo ragazzi che potete chiedere informazioni sui videocorsi per imparare a leggere i tarocchi con il metodo Maya o psicoevolutivo, o inviate un'email alla mia assistente oppure andate sul sito internet e potete direttamente trovare lì i programmi completi e acquistare. Stessa cosa se volete una sessione privata o un pacchetto che comprende il coaching e l'analisi karmica, quindi o inviate un'email oppure prendete direttamente dal sito, prenotate per quando voi, per quando è più comodo per voi, quindi avete a disposizione il calendario con tutti gli spazi disponibili, potete scegliere quello migliore nel vostro caso specifico. Ma vediamo un po', quindi ok, eccoci arrivati, quindi fra il leone e i 12 segni. Chi di voi ha a che fare con l'ariete? Ti aspetta qualcosa di meglio, quindi abbi pazienza. Chi ha a che fare con un toro è il toro che si aspetta qualcosa di più. Con i gemelli vorrebbe anche i gemelli qualcosa di più. Cancro. Cancro, con il cancro ci potrebbe essere un triangolo amoroso, comunque c'è un'altra persona coinvolta, quindi state un po' attenti. Leone. Beh, il leone con un altro leone sta per. Questo leone sta per capire che cosa vuole davvero. Con la vergine. Allora, potrebbe essere o diventare un'avventura, una storia di sesso, non altro, perlomeno non per il momento. Con la bilancia, potrebbe esserci una relazione, ma potresti anche accorgerti che qualcosa poi non va bene. Con lo scorpione vi sta prendendo in giro. Sagittario, con il Sagittario c'è un consiglio che è lascia andare le paure perché puoi fidarti. Con il Capricorno non è previsto un futuro fra di voi, con l'Acquario, l'Acquario vuole una relazione a lungo termine e con i pesci, il pesce sente la tua mancanza ma non ti chiama. E passiamo adesso a vedere qual è il consiglio degli angeli per questo mese. Abbiamo un 8 di terra. Interessante questa carta perché questa carta ci dice che avete qualcosa da imparare in questo momento, è come se ci fosse un argomento che dovete conoscere, che vi serve necessariamente per la vostra evoluzione personale o professionale o personale, cioè nel senso relazionale, ed è arrivato proprio il momento di mettervi a studiare o comunque cercare di capire, cercare di comprendere delle cose. Ok, per quelli di voi che stanno facendo magari dei cambiamenti a livello professionale. Questa è una carta che parla di lavoro qualificato, che viene ricompensato molto bene, quindi davvero avete qualcosa da imparare, avete qualcosa da studiare. Per quelli invece che sentono che questa carta si riferisce al mondo delle relazioni, dovete imparare una lezione da qualcuno e non l'avete ancora imparata a quanto pare, cioè c'è qualcosa che non avete ancora capito e quindi il consiglio è quello di fare molta attenzione alle parole dell'altro, perché dalle parole dell'altro potete davvero capire qualcosa. Ed eccoci qui. Per il resto, ragazzi, io vi invito a andare sul sito internet oppure a inviare una email e ci vediamo pure alla prossima.